Subito dopo il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha presieduto una riunione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, spiegando che sarà convocato permanentemente con i ministri competenti. L'obiettivo sul dossier migranti è affrontare la situazione in maniera pragmatica, con decisioni rapide e coordinate. Tra le priorità, dare piena attuazione al decreto Cutro, in particolare per i rimpatri degli immigrati clandestini, e fissare i provvedimenti normativi per contrastare l'immigrazione illegale, la tratta di esseri umani e le conseguenze in termini di sicurezza pubblica. Nel corso dell'anno si è avuto un incremento del 129% degli arrivi, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi nella conferenza stampa dopo il CDM, che si è abbassato al 103%, in particolare grazie agli accordi di collaborazione. Noi quest'anno la Tunisia ha bloccato a terra o comunque ha recuperato in mare 43.126 migranti al 22 agosto 2023 rispetto ai 15.925 dello scorso anno, che vale a dire un più 171% del lavoro che la Tunisia ha fatto anche in ossequio ad un accordo di collaborazione che ha con noi e che noi intendiamo implementare ancora di più. Innegabile l'aumento degli arrivi, precisa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, determinati dalle crisi nei paesi di provenienza. Numeri preoccupanti, dice, che però mostrano un picco nel mese di maggio e poi un abbassamento. Però sottolineano che il lavoro in corso da parte del governo italiano è un lavoro che comincia a ottenere i primi risultati, e sono risultati che contiamo di incrementare con un'interlocuzione ancora più stretta con i paesi di provenienza e di transito, in particolare con la Tunisia.